mattina nel Principato di Monaco entrano a lavorare migliaia di frontalieri italiani. Il ministro di Stato Pierre Dartù e Andrea Orlando, ministro italiano del Lavoro e delle Politiche Sociali, hanno firmato la modifica della Convenzione Generale sulla sicurezza sociale tra il Principato di Monaco e la Repubblica Italiana. È una firma importante questa, signor ministro. Alors pour nous, comme vous l'avez dit, c'est effectivement important parce que le télétravail accompagne le développement économique de la Principauté de Monaco. Un accord avait été signé en ce sens avec notre partenaire français il y a quelques années, ce qui a permis aux télétravailleurs résidant en France de pouvoir procéder comme cela. Et puis nous souhaitions proposer cette même approche pour les personnes qui travaillent à Monaco et puis qui résident en Italie, puisque je rappelle qu'il y a 4500 laboratori qui réside en Italie, qui travaille quotidiennement en principauté. Donc pour eux, c'est une opportunité de donner un nouveau tournant à leur carrière et pour nos employeurs également. Signor Ministro, questa è un'importante firma che gli italiani aspettavano da parecchio tempo. Diciamo che è stata anche abbastanza rapida, forse dettata dal fatto che ci ha messo in mezzo lo zampino il Covid. Sì, senz'altro. Magari mi piace pensare anche dal fatto che io, come Ligure, sia stato particolarmente sensibile alla conclusione dell'iter di questa vicenda che finalmente trova una risposta con questa firma. Lei, essendo Ligure, come ha detto, era probabilmente il ministro più sensibile alla situazione, visto che i frontalieri italiani sono tutti liguri, quelli che vengono e sono anche tanti. Certo, conosco la realtà dei frontalieri del Ponente, conosco anche le difficoltà di trasporti in una linea su, purtroppo, infrastrutture che non sono, anche per ragioni naturali, diciamo, le più semplici da utilizzare, quindi tutti i passi che possano semplificare la loro vita e il loro lavoro credo vadano percorsi, e in questo caso oggi lo abbiamo fatto. La loro vita sarà più facilitata perché il telelavoro con questa situazione ha preso più piede, ma credo che spetti anche un altro ringraziamento ai frontalieri italiani che sono stati tra i primi ad essere vaccinati. Assolutamente, questo è un fatto molto positivo che troveremo il modo di sottolineare. Ambasciatore, naturalmente l'opera dell'ambasciata è stata importante nella firma di questo accordo. In che modo l'ambasciata è intervenuta durante tutto questo tempo per arrivare alla firma dell'accordo? Beh, l'ambasciata ha svolto il suo lavoro, che in questi casi è quello di rendere possibile il negoziato, quindi abbiamo svolto una funzione da interfaccia tra le autorità centrali italiane e le autorità centrali monegasche per emendare, rivedere, negoziare appunto i due testi. Quindi abbiamo fatto da tramite tra le autorità centrali italiane e le autorità centrali monegasche. E da ultimo, sugli aspetti organizzativi legati alla cerimonia odierna, quindi la presenza di un ministro della Repubblica qui a Monaco sicuramente è un momento importante, non solo perché ha firmato l'accordo, ma perché abbiamo avuto un'autorità politica al massimo livello amministrativo a siglare questo nostro accordo. Ci sono degli altri accordi che si prevedono prossimamente? Ci sono altre situazioni all'esame? Beh, sicuramente questo è un primo momento importante, direi per molti aspetti essenziale, nella collaborazione tra l'Italia e il Principato e tra due regioni frontaliere così importanti che sono la Ponente Ligure e il territorio dove si viene qui a lavorare. Diciamo che speriamo che possa costituire il primo di altri momenti di collaborazione e di accordo tra i due paesi.